le nazioni di organizzarsi in stati indipendenti. Ogni popolo, individuato dalle sue caratteristiche etniche, geografiche, storiche e linguistiche, doveva trovare nel proprio organismo statale lo strumento per soddisfare nel modo migliore i suoi bisogni, indipendentemente dai suoi bisogni. L'ideologia dell'indipendenza nazionale è stata un forte incentivo per il progresso. Ha fatto superare i meschini campanilismi in un senso di più vasta solidarietà contro l'oppressione degli stranieri dominatori ed ha eliminato molti degli inciampi che ostacolavano la circolazione degli uomini e delle merci. Ha fatto estendere il territorio di ciascun nuovo Stato alle popolazioni più arretrate, le istituzioni e gli ordinamenti delle popolazioni più civili. Essa portava però in sé i germi dell'imperialismo capitalista che la nostra generazione ha visto ingigantire sino alla formazione degli stati totalitari e allo scatenarsi delle guerre mondiali. Lo Stato non è più considerato come il raggruppamento degli uomini che prevenuti e pervenuti ancora. Allora ci siamo venuti fino a Atene per di sta battuta. Vorrei chiamare questi straordinari ragazzi con il loro nome, non è da Gabriele Manucco, sempre Otis, la nostra professoressa.